L'anno scorso, in seguito alle nostre proteste, ci fu concesso da parte dell'amministrazione capitolina un rinnovo tecnico di un anno per dei servizi che da anni la ditta svolge per conto del comune, in quanto all'epoca questi servizi volevano affidarli a un consorzio attraverso Consip, che l'avrebbe poi probabilmente affidato a delle cooperative poi sicuramente indagate nella situazione di mafia capitale. A questo punto, siccome a tre mesi dalla chiusura delle scuole e cinque mesi dall'apertura del nuovo anno scolastico, ancora non ci è stato detto nulla riguardo delle nostre situazioni, se non si vocifera che verrà indetta una gara a 3, 5 o 15 lotti, il che è a nostro avviso deleterio sia per i lavoratori che anche per l'amministrazione, perché sicuramente comporterebbe dei costi maggiori. Quindi siamo qua prima di tutto per chiedere all'Assemblea capitolina di revocare questa direttiva, cioè di non lottizzarci, perché sarebbe una delle più grosse stupidaggini del mondo, attraverso chiaramente delibera, consigliare, e poi di avviarci, o qualora fosse possibile legalmente, in questo senso ci sono più voci e più pensieri, attraverso una gara a doppio oggetto oppure attraverso una internalizzazione in AMA, mantenendo con questo gli stessi parametri contrattuali che noi abbiamo con la multiservizio, cioè noi non vogliamo di più rispetto a quel poco che già abbiamo, noi vogliamo solo la garanzia del lavoro, la garanzia dei servizi per i cittadini e basta. È una cosa che sarebbe di facile attuazione, ma che non si sa perché non vogliono fare. Non ho più nient'altro da aggiungere.